all'Aquila le prove dell'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese che domani si esibirà nel primo dei tre concerti per la pace in programma delle Basiliche Francescane. Pierpaolo Velonà. Come fa una messa ad essere piccola e solenne? Per Gioachino Rossini, che scrisse la Petite Messe Solennelle nel 1863, le due caratteristiche possono coesistere senza problemi. Per chi è curioso di sapere in che modo, appuntamento domani all'Aquila alle 20 nella Basilica di San Bernardino, dove la composizione sacra, diretta dal maestro Jacopo Sipari, sarà eseguita dall'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese. La serata aquilana è la prima data di un trittico ideale in altrettante basiliche francescane, gli altri concerti sabato ad Assisi e domenica a Roma. Un grido di pace nel linguaggio della musica alla fine di un anno, l'ennesimo, difficile per tutta l'umanità. L'idea che abbiamo costruito insieme al direttore artistico, al maestro Pellegrino, era quella di creare un viaggio nella spiritualità, perché forse tutti noi in questo momento abbiamo bisogno di credere in qualcosa di più grande che ci sostenga nelle nostre vite. Per il maestro Sipari, originario di Pescasseroli, bacchetta giovane ma ormai affermata a livello mondiale, tre serate speciali alla guida di un'orchestra abruzzese. Ho un legame fortissimo con questa orchestra, mi sento a casa ogni volta che sono qui, poi oltretutto sono bravissimi ed è veramente la perla più preziosa che noi abbiamo in Abruzzo. Poi suonare qui all'Aquila sicuramente non ha prezzo, uno può suonare ovunque nel mondo, ma qui sento le mie radici, mi ricordo di quando ero bambino e quindi decisamente ha un sapore assolutamente diverso.